Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come tutelare la nostra trattativa e garantire il risultato alla vendita, ma tutto questo solo dopo la sigla. Prima di proseguire con il video, mi presento, sono Emanuele Rubicondi, agente immobiliare specializzato nel venderti casa. Oggi vedremo in effetti come tutelare quella che è la trattativa e quindi garantirci il risultato senza equivoci o senza problemi. Perché ti dico questo? Nei video precedenti abbiamo solo ed esclusivamente parlato di come promuovere l'immobile, come trovare acquirente, consigli utili per valorizzare l'immobile, ma non abbiamo mai e poi mai parlato di quello che è in effetti il fulcro di quello che è la trattativa, quindi di come garantire le condizioni di pagamento, come garantire le tempistiche e come dall'altra parte evitare spiacevoli equivoci tra acquirente e te venditore. Il tutto è molto semplice, puoi farlo o con una proposta d'acquisto se ti affidi ad un'agenzia immobiliare che va a sostituire quello che è il preliminare di vendita. Dopo vedremo in modo sommario che cos'è. Ma il preliminare di vendita, in gergo chiamato compromesso, deve essere, ricordati, affiancato sempre ed esclusivamente da una caparra. E dopo vedremo anche quella che cos'è e a cosa serve. Prima di entrare nel vivo del video, ti chiedo di lasciare un bel like, condividerlo con gli amici e parenti, anche perché serve per sostenerci. E dall'altra parte, se non sei già iscritto, iscriviti e attiva la campanella per non perdere alcuna novità. Come anticipato, in effetti, cosa può tutelare la nostra trattativa una volta trovato l'acquirente perfetto per la nostra casa? È molto semplice. Come dicevamo, ho una proposta d'acquisto se ti sei affidato ad un agente immobiliare che abbia trovato l'acquirente perfetto per la tua casa, quindi di conseguenza avrai un prestampato dove sono indicati nome del proponente, condizioni di pagamento e dall'altra parte quelle che sono le modalità di pagamento. E tu, una volta visionato quella che è la proposta d'acquisto, dovrai accettarle. E quindi, se non d'accordo con questo, magari potrai fare una controfferta. Ma parliamo in effetti di quello che è dall'altra parte la tutela successiva in caso di vendita da privato, il preliminare. Cos'è il preliminare? Vediamolo subito. In effetti, il preliminare, come anticipato prima, non è altro che in effetti il solito e comune chiamato compromesso quando si ritrova in effetti acquirente e venditore a mettere giù quello che si è deciso in modo verbale. E fai bene attenzione perché parliamo di un negozio giuridico dove le due parti si impegnano a concludere il contratto successivo con sempre firma scritta. In questo preliminare compromesso, in effetti, come nella proposta d'acquisto tramite agenzia immobiliare, vengono riportati i dati dell'acquirente e i due dati di venditore. Dall'altra parte, dove lui in effetti si promette di acquistare il bene visto e tu ti impegni a vendergli l'immobile proposto. Questo in effetti deve essere stabilito in modo scritto e anche in modo dettagliato, andando ad indicare quelli che sono tutti i dati dell'immobile, come foggio, particella e sub, le condizioni, come dicevamo, di pagamento una volta stabilito il prezzo. Ad esempio, 100.000 euro l'acquisto, quindi condizioni di pagamento come vengono strutturate? Alla consegna, diciamo, del preliminare, assegno di caparra, bonifico o assegno circolare di circa 10.000. Poi ci può essere un'integrazione, come non esserci, o dall'altra parte andare direttamente a rogito. Quindi, ricapitolando, il preliminare serve a sancire magari anche a quello che è un accordo legato al possesso dell'immobile, perché spesso e volentieri viene dato in differita, quindi successivamente all'atto. Quindi inizia a concordarlo già nella prima fase, quindi inserisci queste note nel preliminare. La caparra non è altro che in effetti l'impegno, quindi un titolo esecutivo che l'acquirente ti lascia in caso di sottoscrizione del preliminare e serve semplicemente a due casi. Uno ad avere comunque un appunto quindi sul prezzo e dall'altra parte anche a garantire la transazione sia per l'acquirente che nel caso in cui tu venditore non voglia più vendere, lui ha diritto a, magari ipotizzando nel caso di prima, la caparra di 10.000 euro, ai 10.000 euro quindi versati, più altri 10, quindi il doppio della caparra versata. E se dell'altra parte l'acquirente invece non vuole più acquistare, tu hai diritto a non restituire quella che è la caparra, se è caparra confirmatoria. La caparra in effetti può essere versata in tre modalità. Come dicevamo pure prima, bonifico bancario, assegno circolare o assegno bancario, ma quest'ultimo solitamente viene dall'altra parte, meno visto in quanto gli istituti bancari sono ormai restii a rilasciare assegni, vengono quindi effettuati circolari o bonifici.
e ti raccomando, senza quest'ultimo, quindi senza l'assegno o bonifico che fa da caparra, non firmare alcun compromesso, altrimenti sarai vincolato senza che l'acquirente non rischi nulla. Siamo quasi giunti alla parte finale di questo video, dove in effetti voglio darti un ulteriore consiglio, che è quello di non fare nessuna trattativa verbale, perché chi ci perde sei solo tu, venditore, perché se hai messo l'immobile in vendita e hai un progetto, un sogno da realizzare, e se dall'altra parte dai una trattativa verbale all'acquirente dove è libero magari di tirarsi indietro, magari non sarà più interessato all'immobile perché sarà uscito un nuovo immobile in vendita, quindi non effettuare nessuna trattativa senza il preliminare o senza proposta d'acquisto. Anche se c'è un'agenzia immobiliare che media sul tuo immobile, l'offerta deve essere per iscritta e ricordati, accompagnata dal titolo esecutivo, bonifico bancario o assegno circolare o assegno bancario. Senza questo non effettuare nessuna trattativa, non dare tempo all'acquirente, fallo impegnare e dall'altra parte vedrai che la trattativa così sarà sicuramente sicura per te, ma anche per lui. Se questo video ti è piaciuto, ti ricordo, lascia un bel like, iscriviti al canale e soprattutto faccelo sapere nei commenti, scrivendo quello che magari può essere per te un commento opportuno, o magari dall'altra parte se hai domande per il preliminare, fallo nei commenti o contattaci il numero in descrizione, saremo pronti a rispondere a qualsiasi domanda o delucidazione in merito a quello che è la vendita dell'immobile, preliminare o consigli per vendere casa.